Ehi tu, finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come lui. Dannati manto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Nell'impero regnavano pace e tranquillità. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questi manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! E lui che problema ha, eh? Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Tempesta, il legittimo re dei re. Ulfric, lo Jarl di Windelv. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato... Oh dai, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Ehi, ladro di cavalli, da quale villaggio provieni? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorikstad. Io vengo da Rorikstad. Generale Tullius, signore! Il boia sta aspettando! Bene, vediamo di concludere. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosh, divini, aiutatemi! Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. Marchetti elfi, scommetto che c'entrano qualcosa. Questa è Elfi. Un tempo c'era una ragazza qui che mi era molto cara. Chissà se Vilod fa ancora quell'idromele dentro le bacche vicine. Uffo, no? La ragazza, le mura e le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Allora, papà, dove stanno andando? Devi rientrare. Perché? Voglio guardare i soldati. Entra in casa, subito. Sì, papà. Dobbiamo scendere questi prigionieri dai carri. Forza! Perché ci fermiamo? Secondo te, fine del percorso. Andiamo. Non è cortese fare attendere gli dèi. No, aspettate! Non siamo ribelli! Affronta la morte con coraggio, brigante! Devi dirglielo! Non eravamo con te! Questo è un errore! Passate verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta! L'impero adora le sue stramaledette. Ulfric Manto della Tempesta, Jarl di Windelm. È stato un onore, Jarl. Ralof di Riverwood. Lokir di Rorikstead. No, non sono un ribelle! Non potete farmi questo! Voglio morire! Arcieri! Qualcun altro vuole discutere? Aspettate! Ehi, tu! Vieni avanti! Chi sei? Hai scelto un pessimo momento per venire a Skyrim. Capitano, cosa facciamo? Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce sul ceppo come gli altri. Ai tuoi ordini, capitano. Mi dispiace, almeno morirei qui, che è la tua terra natale. Segui il capitano, prigioniero.
Ulfric Manto della Tempesta. Qualcuno qui a Helgen ti chiama eroe, ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Tu hai scatenato questa guerra, hai gettato Skyrim nel caos e ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Cos'è stato? Non è niente, avanti! Sì, generale Tullius, amministrate loro gli ultimi riti. Raccomandiamo le vostre anime ad Aterius. Che le benedizioni degli otto divini vi accompagnino. Era Mordicalo, fa silenzio e facciamola fine. Sale della terra, come desideri. Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete forse dire lo stesso? Giustizia! Morte ai Manto della Tempesta! Spavaldo nella morte come in vita. Portatemi il Nord Straccione! Di nuovo, lo hai sentito? Il prossimo prigioniero, ho detto! Sul ceppo, prigioniero, e niente scherzi! Forze di difesa. Che gli dei ti guidino, ma... Sta vicino alla parete. Presto, seguimi. Rimasti io e te, prigioniero. Stammi di nuovo! Ralo! Detto traditore, vattene! Stiamo scappando, Alvar! Stavolta non ci fermerai! Bene! Che quel drago vi spedisca tutti a Sovngarde! Tu! C'è, prigioniero! Andiamo! Siamo gli unici superstiti. Era davvero un drago, il precursore della fine dei tempi. Dobbiamo muoverci. Vieni, fammi vedere se riesco a liberarti. Ecco fatto. Da un'occhiata in giro, dovrebbe esserci parecchia roba tra cui scegliere. Io vado a vedere se riesco a trovare qualcosa per queste bruciature. Farei meglio a procurarti degli equipaggiamenti. Procurarti degli equipaggiamenti.
Farei meglio a procurarti degli equipaggi. Farei meglio a indossare quella corazza. E neanche un paio di fendenti con quella spada. Muoviamoci. Quella creatura è ancora là fuori. Finito? Da questa parte. La sala della tortura. Sentite. Voi altri siete arrivati giusto in tempo. Questi ragazzi sembravano turbati per come stavo intrattenendo i loro compagni. Non lo sai! Un drago sta attaccando Helge! Un momento, sembra ci sia qualcosa in questa gabbia. Dove mai dovremmo andare? Per l'Oblivion! Dov'è l'uscita? Dammi un attimo, devo pensare. Thank you.
fortuna. Vediamo dove porta. Aspetta! Mina e Riverwood, mio zio fa il fabbro lì. Sono sicuro che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Thank you.
scelto un pessimo momento per smarrirti. È ora di morire, eroe! Sono felice che tu abbia deciso di venire con me. Siamo quasi a Riverwood. Qui a Riverwood non vediamo. Advar? Lo conosci? Sarò felice di aiutare un amico di Advar, ma non mi hai risposto. Come lo conosci? Cosa? Un drago? Aelg? Questo spiega quel che ho visto prima sorvolare la valle da meridione. Speravo di sbagliarmi, di aver visto male. Un drago qui a Skyrim. Dove arriveremo? Prima la guerra, adesso i draghi. Dicono che le disgrazie non arrivano mai sole. Lo Jarl deve sapere. Dobbiamo avvertire lo Jarl Balgruuf a Whiterun di inviare tutti i soldati che può. Se farai questo per me, ti sarò debitore. A dire il vero, sì. Che ne dici di forgiarmi un pugnale di ferro? Ecco tutto quello che ti serve. Avanti. Spade, elmi, un po' di tutto per soddisfare le tue esigenze. Dai un'occhiata. Ho le migliori armi e armature.
va? Molto bene, allora. Advar, Talos si è ringraziato. Il tuo amico mi ha raccontato di Helgen. Entra. Sì. Ti darà qualcosa da mangiare e potrai raccontarci. Un drago! Ho visto un drago! Cosa c'è ancora, madre? Era grande come la montagna e nero come la notte. È passato in volo sotto il tubulo. Draghi, ti prego, madre. Passo tutti quanti in giro. Penseranno qui. Sei pazzo. Ehi. Ho di meglio da fare che ascoltare altre tue fantasie. Vedrete, era un drago. Ci ucciderà tutti, allora mi crederete.